Do subito il benvenuto a Gianluca Pastore, analista ISPI, analista e professore dell'ISPI. Buon pomeriggio, grazie per essere con noi. Senta, Buon pomeriggio, grazie a voi. le chiedo innanzitutto che risposta si aspetta da parte della Russia in presenza di queste sanzioni che sono, diciamo, come l'ho detto qualche istante fa, colpiscono il nemico lì dove fa male, e cioè il comparto energetico che è il contributor principale in termini di PIL. Bah, allora, io credo che la Russia almeno sul breve periodo non reagirà. Nel senso, la scelta del Cremlino è stata una scelta di spingere il confronto con l'Occidente, con gli Stati Uniti in particolare, a fondo e, diciamo così, prepararsi a una guerra, magari non una guerra combattuta, ma sicuramente una guerra economica. Quindi, Mosca deve tenere la posizione per mantenere anche la propria credibilità. Le sanzioni, come sembrano configurarsi, insomma, l'interruzione degli acquisti energetici è tutto sommato limitata se interessa soltanto Stati Uniti e Gran Bretagna. D'altro canto, non si poteva immaginare niente di diverso. L'Europa, i paesi europei in questo momento sono troppo legati alle forniture russe e non hanno possibilità di sostituire queste forniture in tempi brevi. Per cui lo scatto in avanti poteva essere uno scatto in avanti statunitense e di pochi privilegiati, appunto, come nel caso della Gran Bretagna. Quindi, giusto per capirci, io glielo dico sulla rete, ma immagino, ha visto anche lei, tantissimi analisti criticano, l'Unione Europea per le sanzioni che ha già imposto, perché queste sanzioni danneggeranno anche l'economia europea. Questo mi sembra anche abbastanza chiaro, ci sono rischi concreti anche di stagflazione, però dall'altro canto non si può rimanere ad osservare. Come si trova l'equilibrio a suo avviso e secondo lei le misure intraprese dall'Europa, e in questo caso le misure ancora più aggressive da parte degli Stati Uniti, sono adeguate considerando la situazione in Ucraina? Allora, che le sanzioni facessero male anche all'Europa era un dato scontato, insomma, tutta la teoria sulle sanzioni conferma che anche il sender, che anche chi implementa le sanzioni rischia di subire danni importanti. L'economia europea in questo momento è ancora in una fase fragile, ancora in una fase di ripresa dopo l'esperienza Covid-19 e questo ulteriore colpo, forse, se fosse stato possibile evitarlo, sarebbe stata una buona cosa. D'altro canto, la situazione in Ucraina era troppo compromessa, non soltanto, diciamo, in termini militari, anche in termini politici. A una prova di forza, a uno scontro, si sarebbe comunque dovuti arrivare. Una politica di appeasement, alle richieste russe non era una politica proponibile. Le sanzioni sono uno strumento adeguato per quello che sta accadendo, per fronteggiare quello che sta accadendo. Le sanzioni sono uno strumento di un insieme di tanti strumenti che sono stati realizzati in questi giorni, in queste settimane. Ci sono le sanzioni, c'è il sostegno militare all'Ucraina, non dimentichiamo che molti paesi europei stanno fornendo attivamente aiuto militare all'Ucraina. C'è un'attività di pressione diplomatica che prosegue e la risoluzione votata negli scorsi giorni dall'Assemblea Generale dell'ONU è indicativa di questa pressione diplomatica. Quindi ci sono tanti strumenti che stanno operando. Forse è eccessivo confidare solo nelle sanzioni, ma anche le sanzioni, diciamo, possono portare un po' d'acqua al mulino. Allora, le chiedo invece un parere sulle concessioni che probabilmente andrà a fare. Dico probabilmente Zelensky, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky per la prima volta apre a compromessi sul futuro status di territori come Crimea e Donbass, pur rifiutando ultimatum appunto dal presidente russo Vladimir Putin. Mosca viola ancora i corridoi umanitari e minaccia lo stop di gas all'Europa, l'ipotesi di un embargo al petrolio russo, che ovviamente questa è una risposta alle sanzioni
sanzioni già imposte da parte dell'Europa, però ecco, lei chiede che ci sarà, diciamo, un compromesso da parte di Zelensky sulle richieste di Putin che abbiamo visto ancora nella giornata di ieri. Bah, personalmente credo che un compromesso ci sarà. In fondo il compromesso era quello che gli analisti consideravano la soluzione migliore ancora prima che scoppiasse la guerra. Adesso, a maggior ragione, c'è un'urgenza di una mediazione. E una mediazione può essere ottenuta soltanto se entrambe le parti sono disposte a cedere qualcosa. Per cui benvenuto il passo di Zelensky, si tratterà a questo punto di capire due cose. Uno, che tipo di compromesso si è disposta ad accettare la Russia. Due, quali saranno i termini concreti delle eventuali concessioni fatte su Crimea e Donbass. Ecco, in effetti questo punto era piuttosto importante. Poi abbiamo visto anche le dichiarazioni del numero uno della NATO: il conflitto fuori controllo se va oltre l'Ucraina. C'è questa possibilità che va effettivamente, che vada fuori dall'Ucraina? Allora, una razionalità militare, diciamo così, per l'allargamento del conflitto ci sarebbe, sia una razionalità strategica che una razionalità tattica. Allargando il conflitto a un'area come la Transnistria, la Russia potrebbe tentare di assumere un peso dominante sulle coste settentrionali del Mar Nero. Allargando il conflitto alla Georgia, dove ci sono già stati problemi diversi anni fa, si potrebbe creare un secondo fronte, quindi indebolire la compattezza occidentale. Quindi, dal punto di vista razionale, diciamo, possibilità per un allargamento ci sono. D'altro canto, mi sembra che la condotta delle operazioni militari in Ucraina da parte della Russia non si sia dimostrando efficace come tutti quanti pensavano all'inizio, e queste difficoltà che la Russia sta incontrando nel teatro ucraino possono essere un importante freno, un importante elemento di moderazione. Ecco, è un'ultimissima domanda. Crede che effettivamente le nuove sanzioni porteranno verso una de-escalation? Perché mi sembra che Vladimir Putin è stato molto chiaro: noi non vogliamo la NATO, non vogliamo l'Ucraina all'interno dell'Unione Europea e vogliamo che l'Ucraina riconoscesse Donbass e Lugansk, chiedo scusa se questa non è la pronuncia corretta delle città, come, diciamo, appunto due regioni indipendenti. Quindi a questo punto le sanzioni ci portano verso una de-escalation o anzi un inasprimento del conflitto, perché la Russia è all'orlo del default, siamo quasi lì. Allora, è una domanda molto complessa. Diciamo, le richieste russe, le posizioni che lei ha esposto sono le richieste massime che la Russia ha fatto e sta facendo ormai da diverso tempo. Chiaramente una mediazione non può essere raggiunta su queste basi. La Russia deve essere disposta a concedere qualcosa, come qualcosa deve essere disposta a concedere l'Ucraina. Le sanzioni potranno essere uno strumento per ridurre Putin a più miti consigli? Non lo so, le sanzioni sono uno strumento che normalmente opera su tempi lunghi, anche se la Russia si trova in questo momento in particolare difficoltà. Io credo che le sanzioni in questo momento, più che uno strumento risolutivo, come ho già detto, siano uno dei tanti strumenti di pressione, quindi non possiamo focalizzarci soltanto su quelle senza considerare l'insieme di tutti gli strumenti posti in essere. Come al solito, io penso che se ci sarà una soluzione, come tutti auspichiamo, a questa crisi, sarà una soluzione che verrà dalla diplomazia. Io la ringrazio come sempre Gianluca Pastori, analista e professore ISPI, grazie per essere stato con noi e speriamo che ci sarà una risoluzione più che altro prima la distruzione dell'Ucraina, perché poi se ci fosse una risoluzione dopo che il paese è completamente distrutto, le infrastrutture, il paese stesso è completamente distrutto, serve quasi poco e niente.
Assolutamente. Io la ringrazio, buon pomeriggio e alla prossima occasione. Buon pomeriggio a voi, buona giornata.